Preghiamo oggi per i defunti che hanno morto per la pandemia. Sono morti da soli, sono morti senza la carezza dei suoi, tanti di loro, neppure con il funerale. Il Signore li riceva nella gloria. Rallegramoci ed esultiamo, diamo gloria a Dio, perché il Signore ha preso possesso del suo regno, il nostro Dio l'Onnipotente. Alleluia. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di noi. Cristo, Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, che ci dai la grazia di celebrare il mistero della resurrezione del tuo Figlio,
Concedi a noi di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano, erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno, fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso quale era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Genti tutte, lodate il Signore. Genti tutte, lodate il Signore. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Genti tutte, lodate il Signore. Iscriverò Raba e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion: l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Genti tutte, lodate il Signore. Il Signore registrerà nel libro dei popoli: là costui è nato, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. Genti tutte, lodate il Signore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio,
queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete, perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Gesù era nel Tempio, era vicino alla festa della Pasqua. Anche i giudei in quel tempo si fecero attorno, le dicevano: fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Ma questi facevano perdere la pazienza. E Gesù con quanta mitezza le disse loro: ve lo è detto e non credette. Continuavano a dire: ma sei tu, sei tu. Sì, lo ho detto, ma non credette. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. E questo forse ti suscita un dubbio. Io credo e faccio parte delle pecore di Gesù, ma Gesù dice: se voi non potete credere perché non fate parte, c'è una fede previa all'incontro con Gesù? Qual è questo fare parte della porta di Gesù, della fede di Gesù? Cosa è quello che mi ferma davanti alla porta che è Gesù? Ci sono degli atteggiamenti previ alla confessione di Gesù, anche per noi che siamo nel gregge di Gesù. Sono come antipatie previe, diciamo così, che non ci lasciano andare avanti nella conoscenza del Signore. La prima di tutto sono le ricchezze. Anche tanti di noi che siamo entrati per la porta del Signore, poi ci fermiamo e non andiamo avanti perché siamo imprigionati delle ricchezze. Il Signore è stato duro con le ricchezze, è stato molto duro, al punto di dire che era più facile che un cammello entrasse per la cruna di un ago che un ricco nel regno dei cieli. È duro questo. Le ricchezze sono un impedimento per andare avanti. Ma dobbiamo cadere nel pauperismo? No, ma non essere schiavi delle ricchezze, non vivere per le ricchezze, perché le ricchezze sono un signore, sono il signore di questo mondo e non possiamo servire due signori. E le ricchezze ci fermano. Un'altra cosa che impedisce di andare avanti nella conoscenza di Gesù, nell'appartenenza di Gesù, è la rigidità di cuore.
anche la rigidità nell'interpretazione della legge. Gesù rimprovera i farisei, i dottori della legge, per questa rigidità, che non è fedeltà. La fedeltà è sempre un dono a Dio, la rigidità è una sicurezza per me stesso. Ricordo una volta che entravo in parrocchia e una signora, buona signora, mi si avvicinò e mi ha detto: ma padre, una consulta, si dica. Ma la settimana scorsa, sabato, no ieri, l'altro sabato, siamo andati in famiglia a un matrimonio, era con la messa, era sabato pomeriggio, e abbiamo capito che con questa messa avremmo compiuto il precetto domenicale. Ma poi tornando a casa ho pensato che le letture di quella messa non erano quelle della domenica. E così mi sono accorto che sono in peccato mortale, perché la domenica non sono andata, perché sono andato sabato, ma a una messa che non era vera, perché le letture non erano le vere. Quella rigidità. E quella signora apparteneva a un movimento ecclesiale. Rigidità. Questo ci allontana della saggezza di Gesù, della bellezza di Gesù, ti toglie la libertà. E tanti pastori fanno crescere questa rigidità nelle anime dei fedeli. E questa rigidità non ci fa entrare per la porta di Gesù. È più importante osservare la legge come fa scritta o come io la interpreto, che la libertà di andare avanti seguendo Gesù. Un'altra cosa che non ci lascia andare avanti nella conoscenza di Gesù è l'acidia, quella stanchezza. Pensiamo a quell'uomo della piscina, 38 anni lì, l'acidia, ci toglie la volontà di andare avanti. E tutto è, se, ma no, adesso no, no, ma che ti porta al tepore e ti fa tiepido, no? Ma l'acidia è un'altra cosa che ci impedisce andare avanti. Un'altra che è abbastanza brutta è l'atteggiamento clericalista. Il clericalismo si mette al posto di Gesù. Se no, questo deve essere così, così, così. Ma il maestro, lascia stare il maestro. Questo è così, così, così. E se non fai così, 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 tu non puoi entrare. Un clericalismo che toglie la libertà della fede dei credenti. È una malattia questa, brutta, nella Chiesa, l'atteggiamento clericalista. Poi un'altra cosa che ci impedisce andare avanti, entrare per conoscere Gesù, per confessare Gesù, è lo spirito mondano. Quando l'osservanza della fede, la pratica della fede, finisce in mondanità. E tutto è mondano. Pensiamo alla celebrazione di alcuni sacramenti in alcune parrocchie. Quanta mondanità c'è lì. E non si capisce bene la grazia, la presenza di Gesù. Queste sono le cose che ci fermano per fare parte delle pecore di Gesù. Siamo pecore di tutte queste cose, della ricchezza, dell'acidia, della rigidità, della mondanità, del clericalismo, di modalità, di ideologie, di forma di vita. Manca la libertà e non si può
seguire Gesù senza libertà. Ma dalle volte la libertà va oltre e uno scivola. Sì, è vero, è vero. Possiamo scivolare andando in libertà. Ma peggio è scivolare prima di andare, con queste cose che impediscono di incominciare a andare. Che il Signore ci illumini per vedere dentro di noi se c'è la libertà di andare, passare la porta che è Gesù e di andare oltre Gesù per diventare gregge, per diventare pecore del suo gregge. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore. E soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi, canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo.
Egli, offrendosi liberamente alla sua, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore e in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è la regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Persone che non si comunicano fanno adesso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te.
Preghiamo. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere, la partecipazione al mistero della redenzione, ci dia l'aiuto per la vita presente e ci ottenga la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Se è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.